Un riferimento morale ma soprattutto operativo per riflettere sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne nel segno del guardare oltre e dire basta. Oltre le celebrazioni e la retorica e i fatti di cronaca che quotidianamente riportano femminicidi, prevaricazioni, umiliazioni e dolore, il Comune di Pescara con la Commissione Comunale Pari Opportunità ha promosso un interessante progetto articolato in due momenti, col convegno Guardare Oltre e la mostra fotografica di Michela Ahmed, Diciamo Basta. In primo piano il delicato, fragile universo femminile, analizzato dal punto di vista sociale, giudiziario, medico, assistenziale. Tra i relatori, istituzioni, forze di polizia, psichiatri, centri antiviolenza, donne che hanno testimoniato con coraggio afflizioni, ma anche la voglia di cambiare. Doriana Gagliardone, del Centro Antiviolenza Nanché. Quando si parla di femminicidi si parla sempre della donna che è stata ammazzata, come è stata ammazzata, che relazione aveva con l'uomo, un po' si va a indagare sul fatto di cronaca. Poche volte si fa l'osservazione su chi fosse lui, generalmente viene visto come poverino, stava in crisi, non lavorava, magari aveva faceva sostanza o uso di alcol e così via, si tenta di giustificare. Non c'è giustificazione, perché come dietro la scelta della donna di dire basta, una scelta di libertà, di chiedere aiuto alle forze dell'ordine, al centro antiviolenza, dietro la scelta di un uomo di agire violenza c'è anche una direzione, una presa di posizione che lui fa, quindi comunque un autore di violenza in qualche maniera va affiancato anche lui nel elaborare, ragionare su quello che ha fatto, soprattutto nel gestire le proprie reazioni, i propri sentimenti e quello che è il suo percorso di crescita, perché in qualche maniera noi lavoriamo sul percorso, sulla scelta femminile di libertà nel sostenerla e nell'affiancarla in quello che può essere un allontanamento, in quello che può essere decidere anche solo di separarsi a livello giudiziario. Non sempre tutte le donne che arrivano ai centri antiviolenza decidono di fare la denuncia querela, cioè decidono di tutelarsi giuridicamente.